Grazie, signor Greco. No, aspetta, va bene, egregio? Non so se considerarti come un amico, che c'è stato in tutti i miei momenti difficili, oppure come un'oscura entità che mi sovrasta e che, come se fosse una marionetta, mi manovra dall'alto separandomi dalla mia vita sociale. Lo so che in fondo, dietro tutta quella tua ostilità, si nasconde un bagliore luminoso, altrimenti non avresti inviato qui da noi, sulla Terra, i tuoi figli, nonché messaggeri, anche conosciuti come dizionari, i miei fedeli compagni, attraverso i quali riesco a risolvere ogni enigma che ostacola il mio cammino. So anche che, in realtà, le tue intenzioni sono buone. Vorresti solo far progredire la mia mente e ampliare il mio lessico attraverso la scoperta di nuovi termini ed etimologie. Tuttavia, non è sempre semplice apprezzarti davvero, dato che sono innumerevoli le volte in cui mi hai fatto passare intere notti insonni a tradurre le tue interminabili versioni. Oggi però voglio ringraziarti. Grazie per avermi fornito delle regole grammaticali che in realtà sono anche regole di vita. Per esempio, mi ha insegnato che non sempre tutto quello che noi tutti percepiamo è la realtà effettiva delle cose, ma che nella vita bisogna sempre saper guardare oltre le apparenze. Questo l'ho compreso sin dal primo momento, quando per la prima volta ho avuto l'immenso piacere di conoscere il tuo sensazionale alfabeto e di cascare come un citrullo nei tranelli che hai voluto tendermi. Non potrò mai dimenticarmi la faccia indignata della mia professoressa e dei miei compagni nel momento in cui ho letto una parola così innocua e innocente come anthropos, antpopos, scambiando, sentendo la nostalgia della lingua italiana, l'unica lettera familiare del tuo alfabeto per qualcosa che in realtà non era. E quando ho voluto tentare di superare il mio trauma e riacquisire un po' di orgoglio, confidando nelle mie, seppur nulle, doti nella lettura, beh, è andata più o meno così. Ci son cascato di nuovo. Ci son cascato di nuovo. Ebbene sì, ho confuso nesos con vesos. Ma io dico, hai avuto i più grandi filosofi, matematici e scienziati di tutti i tempi. Che ti costava mettere una lettera in più nell'alfabeto per la V? Il 25 è un numero così bello, ma hai anche insegnato a superare ogni difficoltà. La vita, infatti, molto spesso è ingiusta e pone molti ostacoli sul nostro cammino. Sta a noi reagire e adoperarci per superarli. Devo ammettere che mi sei stato molto utile in questo, mettendomi alla prova giorno dopo giorno con frasi sempre più lunghe e complesse di autori che non avevano nient'altro da fare se non trascorrere interi pomeriggi a interrogarsi sul senso della vita. Poi mi devi spiegare perché sei così complicato. Sono il primo sostenitore della diversità, ma così è davvero troppo. Non sembra anche a te di esagerare includendo centinaia di particolarità, eccezioni alla regola e temi verbali difficili da trovare nella tua grammatica? Sono una persona paziente io, ma dopo 2 ore a fissare una pagina per capire come faccia il futuro del verbo ticto ad essere teoxomai, persino Socrate perderebbe la pazienza, non credi? Beh, che dire, greco amico mio, o quasi. Durante il corso di questi 2 lunghi anni abbiamo avuto, come in una normale e tipica relazione, i nostri alti e bassi. Ci sono state incomprensioni, come quando credevo che la terza declinazione sarebbe stato l'unico grande ostacolo da superare, come ero dolce nella mia tenera ignoranza. Ci sono stati, confesso, anche tradimenti. Ebbene sì, un paio di volte ho pensato di rimpiazzarti persino con la matematica. Ma chi l'avrebbe mai detto? Abbiamo anche avuto le nostre pause, come quando decisi di non considerarti più per una settimana, dopo aver preso 4 al compito. Ma la distanza che c'è stata fra noi mi ha fatto comprendere appieno quanto tu sia fondamentale nella mia vita e ho deciso di tornare, disposta a tradurre più versioni di prima. Ora però mi devi promettere che sarai più gentile nei miei confronti e che eviterai di tenermi incollato a te ogni pomeriggio come un ragazzo possessivo, perché diciamocelo, in una relazione ci vuole libertà. Ci vediamo alla prossima versione. Baci, da un disperato classicista.